quartier del cittadino e testimonianze archeologiche sono due elementi imprescindibili del tessuto urbano di Taranto, su cui Cosmopolis sta recentemente puntando i riflettori, attirando l'attenzione su alcune zone della città in cui degrado e incuria rischiano di prevalere su storia e ambiente. È il caso del Parco Archeologico delle Mura Greche, un'area di circa 7 ettari di estensione situata in via Venezia, una zona molto conosciuta e frequentata dai cittadini, diventata negli anni location abituale del concerto dell'1 maggio Libero e Pensante. Il parco prende il nome da alcuni resti della cinta muraria orientale dell'antica Taras, risalenti al 450 a.C., vestigi antichissime che costituiscono le radici e l'identità di Taranto e che giacciono invece abbandonate, senza alcun cartello informativo, al centro del parco. Chi non conoscesse il nome della zona e fosse poco avvezzo ai resti archeologici potrebbe addirittura scambiarle per banali blocchi in pietra. Un'indifferenza quella riservata a questa e a molte altre ricchezze urbane che rasenta l'autolesionismo in questa città, oltre a costituire uno spreco, per certi versi arrogante, delle proprie potenzialità. Non se la passa meglio il parco nelle vesti di spazio urbano. All'ingresso una carrellata di piante quasi completamente secche accoglie turisti e cittadini. Il muretto laterale sgretolato per quasi l'intero perimetro, con evidenti cumuli di macerie in bella vista. La fontana, che tale risulta sulla carta benché sia priva d'acqua, è danneggiata in numerosi punti, con bordi taglienti che costituiscono un grande pericolo per i ragazzini che vi si avventurano. In generale si assiste ad un'assenza pressoché totale di sorveglianza, al punto che l'intera area costituisce l'ennesima toiletta a cielo aperto per animali domestici. Nota positiva è la piantumazione di oltre 1000 alberi voluta a dicembre 2021 dall'amministrazione comunale grazie alla collaborazione con Arbolia, società benefit di SNAM e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti. Il progetto, che mira a fare della zona uno dei principali polmoni verdi di Taranto, rientra nell'ambito della costituzione della cosiddetta Green Belt, un'iniziativa lodevole anche in considerazione dell'azione purificatrice dell'area urbana svolta dalle piante e necessaria soprattutto in una città industriale come Taranto, che però contrasta con la scarsa manutenzione dedicata al verde delle altre zone del parco. Una distesa di erba secca e numerose piante morte denotano infatti una probabile mancanza di cure, che sarebbero state vitali per il mantenimento del verde urbano, soprattutto a seguito di un'estate bollente come quella affrontata dalla città in questo 2023. Alcune fotografie scattate dagli utenti di TripAdvisor negli anni passati testimoniano infine le precedenti condizioni dell'area ed in particolare la scomparsa del cosiddetto giardino in pietra. Insomma, il solito mix di inciviltà e indifferenza che rischia di condannare uno dei luoghi più suggestivi per meriti storici e paesaggistici e ricchi di potenzialità della città, che con opportuni interventi di riqualificazione e adeguata sorveglianza potrebbe diventare davvero un vero e proprio fiore all'occhiello di Taranto.